Robin, la tua telefonata ci coglie un po' di sorpresa, dovremmo farti un provino naturalmente e vedere se sei in condizioni in grado di pulire i dischi. Forse non tutti sanno, ci puoi verificare la Rotta d'Italia, vai in onda con i dischi, non con i file meravigliosi. Noi abbiamo i dischi, come avete sentito, fanno solo che scrocchiano, ma che saltano pure, che addirittura partono a 45 giri. Sai qual è la differenza tra 45 e 33? C'è la differenza. Del gruppo? No, dei dischi, la velocità dei dischi. No, ma non ho gli anni. No, io ho i dischi. Ah, hai i dischi. Sì, non ce li ho i dischi più. Mio papà me li ha portati tutti via. Ho capito, quindi evidentemente sei un giovane, ma non so se a Broadcast Italia c'è questa possibilità. Potrebbe essere una cosa futura, facciamo un oroscopo. Possiamo anche svelarlo un po' questo è una telefonata che ha fatto 30 anni fa e una voce in questo tenore si affacciò però non ci siamo mai chiesti esattamente queste cose. Posso venire a pulire i dischi? Che se c'è un'esperienza forte Luigi Calabrese glielo devo mandare subito questo mondo dell'internato di mezzo mondo perché è un piccolo colosso dell'editoria privata, e allora Gigi è un vecchio pirata dell'etere, una persona che ha fatto la storia della radio, migrato poi negli Stati Uniti e che è tornato con grandi ambizioni e grandi capacità per approdare alle reti Mediaset e poi sbarcare alla fine su internet. Gigi, cosa ne pensi di questa iniziativa? Ma io penso che siete veramente bravissimi a trovare il coraggio, la passione ancora e la voglia di fare che non si ferma ai tavoli del ristorante, ma che riuscite a mettere stasera in piedi un qualcosa, penso, veramente di fantastico, se non altro da un punto di vista emotivo, per tutti noi che abbiamo vissuto quegli anni è veramente un onore sapere che voi siete lì in questo momento in diretta. Noi vi proporremo naturalmente nei prossimi giorni sul web, lo dico a beneficio degli ascoltatori che possono digitare il sito broadcastitalia.it nella web radio una playlist, tecnicamente si chiama così, cioè una sorta di jukebox dei vecchi programmi di 30 anni fa che stiamo faticosamente recuperando. Gigi è uno degli artefici di questo lavoro di pirateria, 30 anni fa spese circa 4 anni della propria vita, forse anche qualcosa in più nella emittenza libera, solo che Gigi ha una percezione, vorrei che tu mi aiutassi in questo. La gente che oggi ascolta la radio non ha esattamente l'idea di che cosa vuol dire radio libera. La radio oggi è la radio, si sentono 100, 1000 antenne in modo assolutamente normale, si sceglie l'intrattenimento che più si preferisce e basta, non c'è neanche da discutere, un po' come succede negli Stati Uniti. E quindi probabilmente temo che molte persone che ci stanno ascoltando in questo momento non capiscono che altro significa questo ritornare on air in onda e qual è l'impatto emotivo che sta facendo. Vuoi provare a spiegarlo con le tue emozioni, con le tue sensazioni? Ma guarda, l'analogia che mi viene subito in mente, anche se ad alcuni forse non sarà immediatamente chiara, ma io in questo momento vivo e respiro un po' internet,
ogni secondo, quindi la prima analogia che mi viene in mente è quella dei blog. Le persone di oggi, i giovani di oggi, seguono molto i blog perché è un'opportunità che hanno loro di poter parlare con passione, in maniera diretta e senza filtri, vuoi al loro limitato gruppo di amici, ma anche a delle audience che si possono estendere di più, tanto loro sono più creativi, bravi e intelligenti. Bene, nel 75, 76, 77, negli anni, pochi anni a seguire, quando le prime radio private in Italia aprirono le loro antenne, i loro trasmettitori, c'era quella stessa atmosfera che io penso i giovani oggi hanno sentito su internet nel momento che hanno scoperto questi strumenti con i quali comunicare in maniera diretta. Quindi c'era una passione, un fervore, un'energia fra le persone che avevano trovato la possibilità di finalmente comunicare con gli altri, già quindi adesso non li conto tutti, sono tanti, un sacco di anni fa noi questa piccola rivoluzione di cominciare a comunicare dal basso verso l'alto, cercando di copiare il meglio dei media, di buttare le cose brutte che non ci piacevano, l'avevamo già provato. E quindi va dato onore a queste persone che stasera sono qui e ci stanno intrattenendo, veramente di un coraggio notevolissimo e di una visione sul mondo della comunicazione che già 25-30 anni fa loro avevano tentato, una prima testa di ponte. Io la vedo così. Ecco, Gigi quindi sta dicendo che per qualche, in qualche modo, per qualche verso, i fondatori delle chat line o delle community, come si chiamano su internet, in fondo sono stati quelli che, sfidando la legge, rischiando l'arresto e il sequestro delle apparecchiature, hanno fondato le radio, perché forse non tutti sanno che nel 75, se mi concedete questa piccola parentesi, dopo i grandi movimenti studenteschi operai del 68 e poi del 72, c'era questa enorme voglia di democrazia, di libertà, di dare la possibilità di scelta e di dire quello che si voleva, e questo spinse centinaia di ragazzi neofiti, incapaci, mai provatisi davanti a un microfono, ad accendere trasmettitori, a volte baracche di radiatori modificati, antenne fatte con zeppi di ferro attaccate con fili veramente improvvisati, ma tanta era la voglia di comunicare, di essere e di sentirsi liberi, che si è sfidato di tutto e di più. Ecco, in questo senso ci sentiamo di rivendicare un po' una piccola parte della storia d'Italia, di quegli anni che erano gli anni di piombo, gli anni in cui si avvicendarono tre papi al sogno pontificio, in cui Gigi, tra l'altro, fece una cosa straordinaria. Posso raccontarla, Gigi? Certo. Oppure vuoi raccontarla tu? No, tu la racconti meglio, vai Maurizio. Allora, Gigi fece per noi una cosa che oggi è testimoniata sul sito Broadcast Italia, perché quando venne eletto Karol Wojtyła, tutti i papi fanno una prima conferenza per la stampa nella sala delle udienze pontificie. Per entrare in questa sala bisogna essere assolutamente accreditati come giornalisti, come testate giornalistiche, quindi era assolutamente impossibile per una piccola emittente locale poter accedere e assistere a questa conferenza. Conferenza che normalmente si verifica secondo una prassi o cerimoniale estremamente preciso, cioè il Papa dà il benvenuto a tutta la stampa accreditata, il suo saluto ed è pubblico, rivolto a tutti, non si intrattiene con nessuno se non facendo semplicemente un giro di saluto poi tra le balaustre che contengono tutti questi giornalisti. Ebbene, Gigi Canali, che all'epoca era un mingherlino piuttosto, un piccoletto che era molto vivace, prese un registratore a cassette di quelli che costavano 30.000 lire, con un microfono attaccato, si infilò dietro una troupe della NBS americana e, siccome aveva la fortuna di parlare inglese, davanti alle guardie pontificie, le guardie svizzere, riuscì a farsi passare per uno dei tecnici di questa NBC e a infilarsi dentro la sala delle udienze. Registrò qualcosa, ma soprattutto quando il Papa Karol Wojtyła fece il giro della sala per salutare i giornalisti, lui gli rivolse una domanda in inglese sfacciatamente, non lo fece nessun altro perché non si doveva fare, ma lui lo fece. Il Papa, che sentì questo accento inglese
evidentemente però parlato da un italiano, si fermò a parlare con lui e gli chiese: ma tu sei italiano? E Gigi rispose in italiano: sì, santità. E allora perché mi fai delle domande in inglese? Perché volevo una benedizione per gli ascoltatori della nostra radio. E caro Wojtyła disse: era sufficiente chiedermelo in italiano, io l'avrei fatto come lo faccio adesso, e lo fece. Gigi, hai un ricordo di quell'esperienza? Grazie a te e alle registrazioni, perché avevo cancellato quasi tutto nel correre sempre e guardare avanti, spesso cancello questi ricordi meravigliosi, ma me li avete riportati tutti a galla, sono dei momenti meravigliosi, grazie. Allora Gigi oggi, come abbiamo detto, è un editore indipendente su internet, noi speriamo però che voglia tornare a fare un po' anche il pirata della radio così come era allora. Naturalmente se vuoi venire a lavare i dischi qui penso che forse non hai bisogno del tutto del provino. Ho accanto a me un ex direttore artistico della radio in cui lavoravi che ti saluterà con piacere, e su questo io ti saluto, ti lascio nelle sue mani, e tra poco arriverà un disco che tu eri bravissimo a presentare, perché la tua musica qual era? Qual era poi la scelta musicale che operavi nel fare le tue playlist, che all'epoca non conoscevamo questo termine? Beh, il mio programma Radio Anna nel 76 si andava in onda a luna, io correvo via dal liceo, non so che cosa, e venivo col motorino lì, e il mio programma si chiamava Spaghetti Soul. Era un'ora e mezza di musica negra per quelli che erano appassionati di questo genere, che mi appassionava tantissimo al tempo, e penso sia quello che volessi che dicevo, giusto? Assolutamente sì. Allora grazie Gigi, un saluto dal nostro ex direttore artistico. Prima di ascoltare un disco ti lascio alle sue parole, e grazie, verrai a trovarci? Ma certo, assolutamente sì. Ciao Gigi, Carlo. Ciao Carlo. Allora abbiamo bisogno di farti un provino, a quanto pare, visto che senz'altro dall'epoca passata ad oggi il tempo è stato lunghissimo, ma quanto pare tu non hai assolutamente dimenticato nulla, anche i tempi li sentiamo mentre parli con noi. Un programma Spaghetti Soul potresti ripeterlo, no? Ecco, allora cominciamo a dire che non avremo difficoltà ad avere nuovamente Gigi con noi. Gigi, noi siamo soltanto che contenti di averti avuto questa sera, nella serata di inaugurazione e di presentazione un po' confusa di quello che saranno Broadcast Italia in web radio e diffusa anche su Radio Telemagia, almeno per il momento c'è questa collaborazione. Ti ringraziamo, ti aspettiamo per Spaghetti Soul. Ma fatemi presentare il prossimo pezzo almeno, no? Assolutamente sì, guarda, io credo che, se non sbaglio, che sì, almeno dalla copertina che vedo, dalla regia lo vedi al di là del vetro? Non mi fanno vedere niente, una volta alzavano le copertine, adesso non mi fanno vedere assolutamente nulla. Si chiama Fantasy, e di chi è? Edwin the Fire, è tuo Gigi, se lo okay. Facciamo partire, fallo partire il sottofondo, vai. Allora, fallo partire il sottofondo, regia. Eccolo lì, 11:41, collegati su Broadcast Italia, dal vivo, in diretta, online, è la vostra radio che vi riporta con un tuffo nel passato e un salto nel futuro. I ricordi più belli li rivivete tutti qua, su Broadcast Italia. Gigi International ve lo ricorda, e vi invito a venirmi a trovare qui. Per tutti quelli che mi conoscono come Robin Good, sono sempre io. Vi aspetto una di queste sere qua sopra, ed eccoli per voi, è Queen and Fire, Fantasy. Every man has a place, but in his heart there's a space. Però comunque se vi abbiamo fatto una cosa grande, veramente grande. Certo, c'era The Amicis che era un po'. Però è un serio professionista. Tocca se non hai lavorato con la radio.
dell'epoca se un mixer così riusciva anche a farle un miracolo. Dall'altra. L'epoca poi era molto difficile che facessi qualche tantissimo armonico. Una radio? Ma quando stava via via Frigeri oppure a via Pompeo Nuovo? Ricordo una via in salita molto. Allora via Pompeo Nuovo, e sempre qua dietro però. La prima è il mio posto dove siete stati. Sì. Che ne prova a imparare già a vedere? Io sinceramente quando aprivo lo sento, non me lo ricordo assolutamente, sì. Penso che apro adesso. Piano piano inizio. Però inizio. Allora, siamo qui, via per allora andare. Ognuno di noi più o meno ha mantenuto qualche cosa dell'epoca, noi non vogliamo adesso fare una radio memoria. Io ho tagliato adesso un po' di pizzo che va molto più di moda. A proposito, mi dà sempre 5.000 lire per la pizza per le trasmissioni. Noi volevamo andare avanti in qualche minuto, abbiamo un accordo con la nostra divisione FM, cioè con Radio Tecnologia, e ricordare anche agli ascoltatori, a quei milioni e milioni di ascoltatori sono rimasti ancora all'ascolto. Su RTM che possono trovarci quasi tutte le sere, più o meno andando, ma sì, diciamo che ancora la cosa Senti, vi posso chiedere di farmi un silenzio, per favore? Potete essere un attimo in silenzio che parlo? Delle voci, le voci, ha proprio un altro positivo dove dice noi vogliamo sapere tutto ciò che l'emittenza privata dal 75-80 ha realizzato. Ora, dato che mi sentite? Mi sentite? Posso intervenire dalla regia? Dalla sala regia. Dalla sala regia, sì. Sì, no, io so che è un uso privato del mezzo pubblico e quindi no, è che in realtà io mi vergogno anche un po' a dirlo, ma sono 30 anni che vorrei che mi facessero l'oroscopo. Guardi, a quest'ora noi no, perché ho sempre fatto la regia di voi che lo facevate agli altri, e insomma è un po' imbarazzante, mi rendo conto, però no, vi prego. È anziano. No, vi prego, fatemi l'oroscopo. Guardi, io una cosa, le ricordo quello che le avevo detto 30 anni fa. Lei
per lo star system, per la, che vuole fare lei da grande? Regista? Vorrebbe fare il regista? Lascista, le cambi mestiere, io non mi vado, non dico io. Perché non fai domanda alle vostre? Ecco. Sapete se c'è un concorso che potrei vincere, però, forse. Però lei le faccia la domanda, che sai che prima o poi Vabbè, però non mi sembra un oroscopo serio come quello che facevate. No, cioè, no, fare perché... domande alle poste. No, guarda, oroscopo serio, ma vuole l'amore, vuole le... facciamo l'oroscopo sull'amore. Sul futuro, no, sul futuro. Non è lasciamo stare, la vogliamo guardare una bella, ma c'è un po' di vergogna che non mi sembra che la peggio. Tu, se vuole possiamo fare un oroscopo sul lavoro. Lei ha una relazione alla quale tiene molto, l'abbiamo visto, sì. Però non ci sa attenzione. Allora, non avendo il telefono, lei c'ha il microfono davanti. Sì, sì, sì. Potrebbe mettersi il microfono. Lei, per il microfono che è davanti. Salve, chi è? No, parla chiuso. Parla in radio, sì, ok, c'è una telefonata. Chi è? Poi non c'è neanche la musica di sottofondo. Sebastiano. No, c'è la musica di sottofondo. Sì, sì, di Radio Libere. Adesso cerchiamo di mandarti Sebastiano che vuole parlare delle radio. Sebastiano, vuole parlare delle radio. Allora, vabbè, l'oroscopo mi sembra di capire che vogliamo rimandarlo. Invece abbiamo un ascoltatore che vorrebbe parlare con voi. Io penso che lo possiamo mettere in onda. Abbassa il volume. Così. Abbassa il volume. Pronto? Mamma mia, chi è? Sebastiano! Sebastiano, da dove ci chiami? Sebastiano, io chiamo la Frosinone, sono un autotrasportatore, ora stavo sentendo. Ah, bene. Il fatto delle radio di qualche anno fa, sì. Le cose sono cambiate molto, ragazzi. Ma ecco, bravo. Ma sei di Frosinone, Sebastiano? No, io non sono di Frosinone, lavoro qua come autotrasportatore perché mia moglie è di Frosinone. Ci indovinate sempre, Dove sei, Sebastiano? Io sono le parti di Brescia. Io pensavo di Messina. No, sentite cosa vuoi. Sebastiano. È un'altra cosa, no, però sai cos'è? Che io è da tanti anni che sento la radio di oggi e facendo l'autotrasportatore ho sentito anche la radio di ieri. Ecco, bravo. E quindi so che una volta c'era un'altra cultura musicale che non tendeva troppo, secondo me, non è che capisco molto di cose di radio, però... tendeva molto di più alla musica vera e propria e non magari alla commercialità. Non è vero che tu non capisci di radio, Sebastiano, perché gli autotrasportatori sono sicuramente tra gli ascoltatori più attenti che camminano. Ma sai cos'è? Che senza radio, a parte la televisione che io l'ho scoperta da 3-4 anni, perché sono 3 anni che ce l'ho dentro il canale. Non fuori, altro, per non si fa. No, quella piccolina, la piccolina di fianco, non è che la guardo direttamente, cioè anche per sentire, non lo so, i TG5 o altre cose. È solo che quando cammini la radio, la cosa, cioè per me la cosa è sempre stata la cosa più bella. Quindi vedi che tu capisci assolutamente di radio, perché basta che telefono, di radio, basta sono gli ascoltatori. Allora tu sei un ascoltatore di 30 anni fa, raccontaci secondo te la differenza che c'è tra la radio di 30 anni fa e la radio di oggi. In senso critico. In senso critico la radio di 30 anni fa aveva, diciamo, meno parole e più musica. Però la scelta della musica veniva fatta, secondo me, a livello un po' più profondo, nel senso che, non lo so, magari c'erano 10 trasmittenti di radio, sì. Poi il tizio faceva il rock, l'altro faceva l'altro genere, però era meno parlata, come posso dire, nel senso che sposavi la radio in funzione della tipologia di musica che volevi ascoltare, no? Sì, questo è assolutamente vero. Adesso secondo me lo speaker, cioè la persona che fa le radio, è quello che in qualche modo prende più piede, quindi magari afferma un po' il proprio personaggio e quindi di conseguenza magari passa anche un pochettino sopra quello che è quello della radio, che
che è quello di sentire musica nuova, sì, senz'altro, ma anche di sentire magari anche quella vecchia, piuttosto che altre culture, capito? Sì, sì, ma tu 30 anni fa telefonavi a... No, io non telefonavo. Questa è una cosa buona, per esempio. Quanti anni hai, Sebastiano? Io ne ho quasi 50, magari, sono 47. Dopo 30 anni ti abbiamo convinto questa sera a telefonare. Questa era giunta. Beh, 30 anni fa io la radio non la sentivo come chiamionista, la sentivo come... come ragazzo, come ragazzo, diciamo, certo, però sono sempre 15 anni che lo faccio. È meraviglioso, guarda, questa tua telefonata ci fa particolarmente piacere, prima di tutto perché è da tanto tempo appunto che forse la volevi fare una telefonata e questa sera ti abbiamo dato la possibilità. No, ma ti ho donato perché io praticamente ho finito il turno 2 ore fa. Sì. E quindi praticamente mi sono fermato all'autogrill perché sono sull'Appennino. Sì. E praticamente sentivo ancora Roma perché io ho una radio di quelle lì, sì, ultra mega galattiche. Tu adesso esattamente dove sei? Adesso sono a Aio. Dove? Aio. Aio. Che si è fatto male? No, è l'area di servizio, Aio. E dove? Su che la strada è Aio? Aio? Allora, l'area di servizio Aio praticamente sta prima di Roncobilaccio. Sì, però noi camionisti, ma da dove c'è? Ha detto che c'è una radio particolare. Ah, sì, prenderà della velocità. Io parlo per esempio con colleghi della mia stessa ditta. Perché quello dobbiamo pure vedere invece da me. Che radio hai? Cioè, proprio che tipo di radio è? Perché non si riesce a... La mia non è di SWZ, cioè la modifica è SWZ, però è una radio normale. Dico la marca, ma magari il radio è anche brutto. No, è vero, hai ragione. Però è una modifica che è stata fatta che gli permette di sentire radio anche da casa, perché per esempio sento radio... Non si compra, voglio io! Posso la voglio comprare pure io, si chiama SWZ. Io domani no, voglio pure io. Prima ha detto il mio tecnico, che è un tecnico di Roma, tra l'altro. Bene, allora senti, aspetta una cosa. Si chiama Ricciardino. Adesso non attaccare, ti mando in privato con una persona che è curiosissima di sapere come funziona questa tua radio, perché lui praticamente abita dietro l'angolo. Adesso tu parli in privato con lui, se non ti dispiace gli spieghi come funziona questa cosa. Comunque, grazie tanto, buon viaggio. Io vi ringrazio, comunque ecco, questo è il mio, è soltanto un parere, nel senso che è cambiata molto, adesso sento la radio molto parlata, cioè parlano in continuazione, magari danno un poco spazio, secondo me, quello che è la musica, non voglio farlo qui, vai entro per il saluto decimale, appena finisce la telefonata. Un programma di musica specializzata solo per autotrasportatori. No, non voglio dire quello, molto spesso si parla molto e magari la musica è quella che si mette. Ciao Sebastiano. Senti una cosa, ma da dove sei adesso? In questo momento dove stai? Ma come fai? Come va a sentire il finale? Trasmettitore sta? Vuoi entrare? Sì. La senti per internet? Tutti quelli che c'entrano, dai. Così li fanno un'altra bella figura. Lei stava bene. Vai anche tu, vai, così fate un saluto finale. Un saluto? Sì. 2 minuti. 2 minuti alla chiusura del collegamento con Radio Magia. Quello che non riesco a capire, è che la web radio, la sua emittente, noi stiamo dare, ma tu non prendi dei programmi digitali, 85 all'80 e anche oltre l'85 sicuramente.
noi li raccogliamo, cioè potete ma che radio è questa? Tanto adesso non stiamo a vedere. Sì, vuoi l'uno o vuoi l'altro. L'altro. La radio dalla quale sei. Quando Carlo dice che marca è? Che lui ha difficoltà. Sì, cioè, certo. Dei nastri. Sì. Non è che uno ha un programma a casa, cioè che dei nastri registrati. Dei nastri, sì, delle cassette, delle cose della vecchia radio. Un minuto al saluto da parte di tutte le voci che questa sera vi hanno tenuto compagnia. Io vi saluto da parte di Maurizio Amici, che è dall'altra parte del video, quindi mi interviene adesso da questa parte. Il nostro regista, sì. E quindi io c'è una radio eccezionale. Saluto, sono Peppino Corona. Sì, ciao da Carlo Marcello. Sì, sì. Ciao da sì, sì, sì. Fatto la cosa. Siamo Davide del Bufalo. Bibi, ciao. Sì, sì. Ciao da Roberto Deidda. Ciao da Nicolò Sorriga. E ciao da Valerio Mammoni. Rossa Spitalia, sì. La storia e le voci delle radio quando erano libere. Capito? Un colbilaccio questo. Prima del bilancio. Va bene, grazie. Rossa, vai. A San Sebastiano? Ma come mai questa sentisce da un colbilaccio? La sveglia tantissimo. È morto di invidia, morto di invidia, quindi è successo, c'è la radio che... Sì, faccio in rete fino alla fine della cosa. Vi siete dimenticati di Francesco? Su qualche stazione? Francesco no, qui. Ecco. Ah, Berlinelli. Francesco Ghì è bellissimo. Avevi detto 3 minuti fa. No, no, che bello era Francesco. Che bello è Francesco Ghì. No, ma ci fa... No, come Michele Ghì. Esatto. Dica. C'è lo Darbo che scrive. Non ci ho capito un cazzo. Ma per una serie di impedimenti non ho potuto partecipare in negozio. Pronto? Leggi. Modificata da un pirata, dice dove sono stato prima. Esatto, ma dove, come fa? Sì, sì. Non ho capito. Già c'ho una radio GBC. C'è tutte le registrazioni. Enrico, abbiamo finito? Abbiamo chiuso? Abbiamo finito. Ma come non, bello? Non si poteva con uno dei due computer registrare mentre che dice? Ma Davide, noi siamo arrivati qua. Ho capito, no, questo andava registrato, almeno col cazzo di Revo, se non serve a niente. Aspetta, c'è un'altra. Non sta facendo delle cose per i cazzo di ritorni. Maurizio. Non sta fuori Maurizio. No. Poi c'è un'altra. Siamo in onda. No, prego, una dichiarazione. No, gli ho appena detto che è andata, molto, direi che è andata bene, insomma. Posso dire una cosa in telecamera? Piaciuto. Che lui è identico a Adrian Mutu. Te l'ho visto dal vivo due domeniche fa. Identico? Adrian Mutu. Sì, però io ho molti più soldi di Adrian Mutu. Adrian Mutu è in questo momento uno degli attaccanti della Fiorentina. Ah, vedi quante cose si imparano frequentando. Io non sapevo proprio niente, io di calcio proprio sono digiuno, infatti c'ho un po' fame. Ma che parliamo a fare? Allora, lunedì. Come rimaniamo? Lunedì sera. Ci vediamo qui una mezz'ora prima. A Rocchi era arrivato con il pullman. Sì, anche un po' più di una mezz'ora prima. Fammo un tre quarti ma d'ora. Dovremmo iniziare alle 10? Sì. No, alle 10 c'è. Pronto? Allora, ti è piaciuta la trasmissione? Senti, non è per caso tu l'hai registrata da lì, no? Non sei capace di registrare dal web. Anche se non c'è accesa la lucettina, sta registrando. Ma è molto semplice registrare dal web perché non è una cosa difficile. Solo che purtroppo non ci siamo attrezzati per questa cosa e non l'abbiamo registrata. Mi dispiace perché nell'insieme io ho l'impressione che sia venuta fuori una trasmissione veramente allegra, frizzante, ricca di contributi, ricca di persone. È vero.
Mi dispiace che non sia stata registrata, è vero, peccato. Anche perché poi potevamo rimandarla in playlist per tutto il giorno. Enrico di Teleradio Magia ha detto che ha chiamato parecchia gente a lui perché perché siamo partiti tutti quanti un po' alla garibaldina, la come veniva. Ma hai sentito quella voce che non voleva dire il nome, che dice non saprete mai chi sono? Ma è bravo, quello è Gagliardo, è proprio forte. Sei contento? Sì, abbiamo fatto un bello spot al libro, dai. Un bello spottone al libro, c'è la verità. Entro un certo periodo non avremo il PC per gli MP3. Già stavo pensando a fare tutti i brani che vogliamo andare. Insomma, hai capito che l'hai sentito? Almeno il lettore, le interviste che fanno sempre. Certo. Vabbè, però pure il libro è importante, oh dai. Si sente meglio? Sì, al giorno ci siamo. Io poi non ho più, io non ho più sentito quella carogna di Vito. Ma non so neanche che cosa sia successo, se va in onda o non va in onda. Non so nulla. Questa è andata. Io spero, mi auguro che si sbrigano a mandare in onda sta cosa, anche perché se no tra un po' è muffa. Poi problemi non ce l'avete, è completamente onda, siete in due, fate tutto. Il problema con Carlo si sta sempre quello di accavallarci. Sì, no, ma il discorso è un altro, è che tu eri vestito da inverno, se una intervista con uno vestito d'inverno la mandi d'estate, dà proprio l'effetto da muffa, c'è poco da fare. In radio non si vede come è vestito uno, ma in televisione si vede come si è vestito. Ho scritto quello che è vestito, quindi. Sì, da solo per 5 minuti, c'è di tutto. Dai Stuntman, dai giocatori. Un abbraccio forte. A presto, ciao. Allora, stavamo dicendo. Questo si può fermare? Sì. Allora, stavamo dicendo. Lo so, io lo vedo. La posta bianca. Sì, l'abbiamo tolto. Ci vediamo domani. Spero di esserci domani proprio. Sì. Ciao, piacere, alla prossima. Ciao. Ciao. Quello che fa. Pure questa non peccato non andiamo. A me me ne è venuto in mente, ciao, però non c'è il computer, non c'è il computer per poterlo fare. Ciao. Ciao. Questo è un peccato, dovevamo far partire Audace, c'avevo paura. A me mi è venuto in mente, c'avevo paura perché ti fa interruzione, poi il registratore loro è saluta per il cinghiale. Beh, okay. Ciao di nuovo. Ciao. Io sono per sentire il cinghiale. E parlavano, sono partiti dal cinghiale e sono arrivati a Peruzzi. Siamo arrivati a Peruzzi. Dai, non fare così, è solo una zona. Vieni qua, sono ancora attaccato, non fa niente, non fa niente.
Eccolo qua. Ah, quindi lo legge. Vabbè, prima, prima va Stalker. Sì. Mandi Stalker. E questo qua. Vediamo se lo legge. Passi. Bravo. Questa è gente con effetto distanza. Perché stiamo troppo lontani. Se parla uno solo, se parla uno solo, quando ho parlato da solo con Gigi. Non c'è un collegamento che si può sentire in bassa? Perché è messo di fronte. Questo no. Lui se ne no, è già qua che bisogna regolare. No, dall'altra parte. Dall'altra parte. Questo qua. L'unica cosa che ci hanno detto è trovato c'erano le basse del però da 19 volte questa Massimo Monteleone con lui studio il proiezionista devo fare l'esame che anche il ragazzi ma come mai si sente uno solo? Quindi l'unico è quando lo prendi e effettivamente di cinema un solo canale un solo canale o forse so qua dietro è staccato un altro canale se dovessi di telefonare che cerchiamo anche ma ormai che telefono qua esce uno solo sì perché la sera lei ho telefonato manca un collegamento no perché da, per i miei programmi è pericoloso perché io ho uno che parla sul canale e uno che parla sull'altro quindi uno non si sente ma anche a doppio senso di marcia partire da esso per arrivare a comunque negli anni 70 è molto decenni di tanta sperimentazione di film liberi da convenzioni film è stata l'unica squadra che ha preso l'opera di tutto il canale qua arriva su tutto il due. Questo perché Taddei sa cartocciare non lì arriva il mondo vabbè comunque tu prenditelo e sentitelo poi lo porti perché se non sia mai io per un motivo qualsiasi non riesco ad arrivare in tempo o comunque ho difficoltà a passare o che tu comunque la copia ce l'hai per mandarla in onda quindi stiamo tranquilli poi se io riesco a copiare la beh, io esco dall'ufficio verso le 9 e Maurizio. Maurizio e arrivo qua il prima possibile Maurizio scusa
chi dà diciamo conferma dei giorni che ci stanno facendo? Vabbè, adesso Davide manderà un circolare, immagino. Guarda, no, io domani sera vediamo l'editore sia di Teoria di Magia che di Storia di Roma. Facciamo un discorso. Ma che se parte il tappo, se parte... Ma chi è che lo ha la gabbietta? Non lo sappiamo perché già non ce l'ha mai detto. Radio Spazio Aperto. Radio Spazio Aperto. Ho capito. Che non è quella di Radio Spazio Aperto, che poi è Radio Azzurra. Radio Azzurra Italia Network. Qualsiasi problema ci sono. Che roba si chiami? Ovviamente per spiegare. Cioè parlano solo di Roma e fanno 4 ore di Roma e di Lazio. Credo che ci sia un cioè, guarda, poi dopo attacca Mandolini, che almeno per le prime serie accanto a lui comunque. Cioè, questo è il palestetto, sta su il 9 agosto del 2006. No, ma ci sono arrivederci. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ma su dai, chi è stato? Quando andiamo sì, che io devo sapere dagli accordi che prende lui, per adesso, diciamo, fino a che non abbiamo la certezza dei giorni, delle ore, eccetera, vale questo. Nel momento in cui avremo quello che ti ho mandato, lo stesso che ti ho mandato, nel momento in cui arrivano le notizie definitive, quasi sarà cambiato. Sì, 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 sono sicuro che poi lui non è stato radiato. Anche perché io ho altri due programmi che stanno arrivando. Credo che ne piazzerò un pezzetto di mezz'ora il sabato e un pezzetto di mezz'ora qual era il poi vi presento anche l'altro fonico che lui il venerdì sera studiato se no fanno un'altra mezz'ora tanto sound design tutto fa esperienza si chiama scusi scende la prova alla costanza sì non dico altro perché ci tengo la mia ok il venerdì scusi scende la prossima e poi c'è stato il cammino sul ti hai fatto la trasmissione su fatto una cosa giornalistica giornalistica su Radio Spazio Aperto insomma ti stavo dicendo di Gary Moore che è interessante questa cosa che è abbastanza io sono andato in studi in tutti i laboratori di ricerca finanziaria a chiedere di darmi la molecola originaria su cui lavorano di darmi perlomeno l'origine, no, la prova scientifica che per cui c'è tutta una storia che si dice che insomma, Luciano la grande storia cioè non è che non si muore di perdere le difese immunitarie ma perché si perdono queste difese immunitarie e tutto il gioco economico che c'è dietro è un altro discorso dischi a posto e ordine in studio pesante che cuffie le raccolgo tutte da una parte e allora insomma siamo andati a fare una commissione un paio d'ore sono stato scusa se stasera dovevi passare un po' il campo no anzi ho bisogno di vederti allora ho bisogno di vedere le informazioni su Ryan l'editore io non mi ricordo il cognome però uno che sta una sei promesso di pagare capire perché si è venduto la vecchia frequenza a un botto di soldi a un milione di euro insomma. Adesso ci sta coso, ci sta Elsner su quella frequenza là che lo c'avevano. Elsner abita sotto casa mia, cioè sotto la vecchia onda radio. E c'ha lo studio privato lui, sì, è lì, lui trasmette da lì.